nel pomeriggio i funerali dell'ex sindaco Ballesio, Favria prelievi e piccole cure gratuite a Villanizia, Rivarolo lunedì arriva la carovana della legalità e poi a Cornier parte dalle scuole la fiera di San Martino. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del TG di Rete Canavese. Sono Petrit Babocci di 27 anni, Robert Cola di 29 e Aura El Musai e Fabio Babocci di 22 anni, i componenti della banda accusata di tentato furto, arrestata dai carabinieri di Legni, mentre l'altro pomeriggio tentava di svaligiare un appartamento in paese. I militari hanno diffuso le foto segnaletiche degli arrestati e chiedono ai cittadini di collaborare nell'indagine per verificare se al gruppo possano essere ricondotti altri colpi analoghi. Chiunque li abbia notati oppure li abbia visti in azione può contattare direttamente la caserma al numero 011 998 8007. Ed è morto a 92 anni a Legni il geometra Piero Ballesio, storico professionista, oltre che ex sindaco. Ballesio ha indossato la fascia tricolore dal 24 giugno del 1970 fino al 10 luglio del 1975. Raccolse l'eredità di Giuseppe Caviglietto, sindaco dal 1956 al 1970, prima di cedere la fascia a Giuseppe Cozza. Ad ottobre i suoi familiari avevano scoperto che era affetto da un male incurabile, che gli ha permesso però di rimanere lucido fino agli ultimi giorni e di lottare proprio come era nel suo carattere fino alla fine, esorcizzando la sorte magari con una immancabile partita a carte. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio. L'amministrazione comunale di Favria, in accordo con la Nuova Assistenza, la cooperativa che gestisce Villa Nizia, ex Casa del Sole, offre un nuovo servizio gratuito ai cittadini. Si tratta della possibilità di effettuare prelievi di sangue presso la casa di riposo il martedì mattina dalle 7 alle 8.30, portando l'impegnativa il mercoledì precedente. Un servizio offerto ai cittadini su iniziativa dell'amministrazione comunale? In un momento di estrema difficoltà per gli enti locali abbiamo voluto dare un servizio ai cittadini di Favria che è a chilometri zero e a costo zero. Infatti da martedì qui nella struttura Domenico Nizia Casa di Riposo sarà possibile effettuare i prelievi non caricando più il servizio su Rivarolo o su Cornier. A costo zero perché i servizi che verranno dati qui in Casa di Riposo, vale a dire medicazioni, iniezioni, misurazioni della pressione, non avranno un costo ma un servizio soprattutto per gli anziani e per le persone in difficoltà finanziarie. Un ringraziamento particolare va alla Nuova Assistenza, che è la cooperativa che gestisce la casa dei post Domenico Nizia, all'ASL 4 e alla Protezione Civile che avrà il compito non indifferente dello spostamento delle provette. Un servizio che la Nuova Assistenza mette a disposizione per i cittadini di Favria. Di cosa si tratta e quando partirà? Sarà un centro prelievi che entrerà in funzione a partire da martedì 11 novembre. I prelievi verranno effettuati appunto tutti i martedì dalle ore 7 alle ore 8.30. L'utente interessato quindi verrà in struttura a portarci le impegnative il mercoledì antecedente la giornata appunto dei prelievi. Fatto questo, appunto la settimana successiva si potranno ritirare i referti, quindi chi dovrà pagare il ticket si recherà direttamente presso il poliambulatorio di Rivarolo, mentre invece gli esenti ticket si potranno anche recare qui presso la nostra struttura, quindi dal lunedì successivo dalle ore 12. Un altro servizio invece verrà effettuato durante la settimana? Esatto, quindi tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 siamo a disposizione per effettuazione di terapia iniettiva e di piccole medicazioni anche. È importante però che l'utente porti con sé il materiale necessario e l'impegnativa anche del medico curante, dove appunto si riporta il farmaco da somministrare, la posologia e anche eventuali allergie. Tolto eventuale ticket, il servizio è completamente gratuito. Esattamente, quindi soltanto il ticket sarà da pagare, invece gli esenti per gli esenti sarà gratuito. Cooperativa Nuova Assistenza gestisce Villa Nizia, ex Casa del Sole,
dopo tutte le tristi vicissitudini che ha interessato questa struttura. Esatto, la cooperativa Nuova Assistenza gestisce Villa Nizia dal luglio del 2013, e questa struttura ha una capienza di 60 ospiti, attualmente occupata da 56 ospiti. E devo dire che in questo anno di lavoro, parlo di un anno perché io sono qui da un anno, abbiamo ripreso un attimino le redini della struttura, le cose iniziano a funzionare meglio, c'è una bella equipe che collabora con noi e con i medici della struttura. Nuova Assistenza non si occupa solo di Villa Nizia, ma di diverse case di riposo. Esatto, Nuova Assistenza ha sede a Novara e gestisce all'incirca 50 strutture sul territorio piemontese, lombardo e ligure. Non si occupa solamente di case di riposo, appunto, ma anche di servizi domiciliari e area infanzia. Le difficoltà incontrate? Le prime difficoltà riscontrate da parte degli operatori, ma soprattutto di carattere economico, perché pare appunto che non ricevessero puntualmente lo stipendio, per cui questo è stato anche un input per far sì che iniziassero a lavorare in maniera diversa, e soprattutto l'organizzazione e il coordinamento. E sarà firmato lunedì pomeriggio alle 14.30 proprio a Favria, in municipio, l'accordo per la diffusione della banda larga nelle zone di Favria e Settimo Torinese, grazie al quale sarà potenziata l'accessibilità nella rete ad alta velocità. Oltre al sindaco di Favria, Serafino Ferrino, e all'assessore alle attività produttive della provincia, Sergio Bisacca, sottoscriveranno l'accordo i sindaci di Settimo Torinese, Busano, Forno, Levone, Pratiglione, Rocca e Rivara e i rappresentanti di CSI Piemonte e del consorzio Topics. Sarà lunedì a Rivarolo, unica tappa di tutta la provincia di Torino, la carovana della legalità. Lunedì la carovana di Libera, la carovana della legalità, farà tappa, unica tappa in Canavese a Rivarolo. Sì, è un'iniziativa organizzata a livello nazionale dalla CGL con la partecipazione di Libera e di altre associazioni legate alla legalità, e ha al centro proprio i temi della legalità, nel senso che in questo paese, come purtroppo ci accorgiamo da giornali e televisioni, la legalità è ormai un problema nazionale, dalla corruzione alla mafia, all'infiltrazione della mafia, al lavoro nero. Credo che su questi temi ci dovrebbe essere un sussulto della gente. Questa carovana che farà tappe in altre regioni d'Italia toccate da questi problemi di legalità, è partita da Milano proprio per i problemi dell'Expo, dove sono emersi dati inquietanti anche dell'infiltrazione mafiosa al nord, degli appalti al massimo ribasso, tutte cose che poi incidono perfino sulla democrazia di un paese. In Piemonte credo che l'unica tappa verrà fatta in provincia di Torino e verrà fatta in Canavese, non a caso. Lo sappiamo tutti, purtroppo il Canavese è stato toccato da problemi di malavita organizzata molto gravi, con lo scioglimento di due comuni. Il comune di Rivarolo ci ha dato il patrocinio, quindi noi ne siamo anche grati, vuol dire che c'è molta sensibilità su questo tema. L'iniziativa si svolgerà simbolicamente con un pulmino che, partendo da Roma, toccherà un po' tutti questi territori. Lo faremo a Rivarolo il mattino di lunedì prossimo, 10, dalle 9 all'1. Simbolicamente ci sarà la presenza di questo pulmino che simboleggia un po' la volontà di sconfiggere, di battersi in tutta Italia contro la malavita organizzata, le mafie, la corruzione. Vedrà la presenza naturalmente dell'amministrazione comunale di Rivarolo, di altri sindaci del territorio. Il sindaco di Quarnier ha dato la sua adesione, credo il sindaco di Feletto e di altri amministratori che hanno in qualche modo vissuto situazioni non piacevoli. Libera, che porterà il suo contributo, perché sappiamo tutti l'importanza che ha Libera e Don Ciotti rispetto a queste problematiche, l'AMPI, che ha dato la sua adesione, più altre associazioni del territorio. Naturalmente questa è un'iniziativa che pone al centro anche i valori della democrazia e del fatto che la gente in una situazione così grave non deve chiudersi in se stessa, ma deve, secondo me, battersi, perché la malavita organizzata è contro il lavoro, contro i lavoratori e contro la democrazia. È una tappa significativa che dimostra come poi, insomma, se ci si batte si può sconfiggere non solo la mafia, ma tutti quegli orpelli, tutte quelle male organizzazioni che pesano sul nostro paese.
Una iniziativa questa che anche come ANPI avevate concertato addirittura prima del commissariamento di Rivarolo. Sì, l'ANPI di Rivarolo con l'Associazione Libera di Cornier si è attrezzata e ha avuto molta attenzione su questi problemi anche prima del commissariamento, che è stato il 5 maggio del 2012. Nelle iniziative precedenti, nel 2011 e anche nel 2012, abbiamo avuto dei personaggi che sono venuti ad ampliare il problema sulle legalità e quindi si è discusso. Purtroppo nel 2012 è arrivato il commissariamento, ampi partiti, sindacati, Libera in particolare e anche l'associazione culturale L'Allea di Rivarolo abbiamo predisposto un giornalino di diffusione per dare tutte le nozioni riferite al commissariamento e quindi la legalità ANPI e Libera in particolare sono molto attenti. Qual è l'importanza soprattutto per i giovani del territorio di momenti come questi? L'importanza per i giovani è quella di far sapere, sensibilizzare questa popolazione delle problematiche. Infatti, ripeto ancora una volta, sia Libera che ANPI hanno organizzato queste iniziative indirizzate in particolare ai ragazzi dell'ITIS di Rivarolo, dove hanno partecipato con molto impegno e molta attenzione. Anche questo un fine settimana ricchissimo di appuntamenti. Questa sera a Forno l'inaugurazione della mostra in occasione dei 650 anni della parrocchia e al via invece a Montalto d'Ora la sagra del Cavolo Verza con il primo appuntamento. L'ambizione, come sempre lei lo sa, noi ci siamo sempre misurati non su un sistema locale e questo è stato il nostro successo in questi anni. Perché può sembrare ridondante dire internazionale? Perché noi guardiamo i francesi, i tedeschi, gli svizzeri, ma non solo, perché effettivamente questo territorio ha bisogno di una vetrina che sia la più razionale possibile di quello del meglio che c'è. E la nostra esperienza e la nostra tradizione può mettersi al servizio di un'idea più grande. Quindi diamo qualche anticipazione riguardo all'evento. Ma la novità in assoluto per quest'anno è che abbiamo dato intanto una partenza che dura 9 giorni con una manifestazione sportiva di grande rilievo che nei prossimi anni pensiamo possa diventare una delle più importanti nel nord Italia. Questa scalata al maniero di questa corsa podistica in mezzo ai laghi è sicuramente un elemento di grande attrazione sul piano sia qualitativo dal punto di vista agonistico ma anche paesaggistico, perché attraversiamo un territorio che ha una valenza spettacolare. Quest'anno poi oltretutto sarà gestito in maniera anche logistica in maniera molto più razionale, perché tutta la parte ristoratrice verrà fatta nel teatro comunale, le premiazioni stesse, verrà fatto nel centro del paese la parte meno agonistica, quindi sarà una bella giornata di sport che inaugurerà questa iniziativa. Questa è la novità in assoluto. Ricordiamo l'appuntamento, quando e in che vie? Quindi dal 9, da domenica 9 a domenica 16 novembre. Con eventi in tutto il centro storico. Il centro storico. Abbiamo un'info sagra nel comune di Montalto e quindi basta fare il numero del comune di Montalto per avere tutte le notizie più dettagliate per quanto riguarda gli aspetti organizzativi. Perché il Cavolo Verza? Come è nata questa idea e come siamo arrivati ad oggi? Allora, questa non è una festa in più. Non è un fatto ludico e enogastronomico, parte da un concetto di identità. A Montalto negli anni 50 si esportavano 500 quintali alla settimana da novembre a febbraio di cavoli, nei maggiori mercati fino in Svizzera, quindi era un'identità, un'economia specifica, che poi si era persa perché l'olivetti aveva assorbito la manodopera e di questo passo. Quando nel 95 riprendo questa idea, c'era un povero contadino che coltivava 200-300 piante per l'autoconsumo, ma partendo da una bella storia italiana del fatto che una tradizione non poteva essere dispersa, abbiamo costruito una memoria storica della nostra comunità e l'abbiamo fatto conoscere per quello che era in fondo. Domani mattina alle 5 del mattino, come da tradizione, la sveglia cucegliese. Ad Aglie invece sarà la volta della festa per il 30° anniversario dei donatori del sangue. A Ceresole Reale alle 10:15 si inizia invece alla CA del Meist con il ricordo di Gildo Blanchetti e con le celebrazioni per il 70° della tragedia del Colle della Galisia.
E al via lunedì invece la fiera di San Martino a Cornier, che quest'anno parte dalle scuole, parte con un appuntamento nel quale il Comune, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Gruppo Storico Allodieri, organizza per la classe quinta della scuola primaria Aldo Peno un incontro dal contadino al produttore alla nostra tavola, una lezione in pratica teorica, pratica e alimentare sui prodotti della terra coltivati, trasformati e portati appunto in tavola. Un'altra edizione della Fiera di San Martino, quest'anno le novità? Le novità sono parecchie, sono il percorso didattico che si fa con le scuole, che si va a incontrare i ragazzi delle classi quinte dell'Aldo Peno e della scuola di Salto, portandoli a conoscenza dei prodotti dei nostri contadini. Abbiamo creato questo percorso con la Coldiretti e Campagna Amica perché abbiamo un mercatino del lunedì dove che propongono tutti questi prodotti che sono coltivati nelle nostre terre, trasformati da loro e portati nella vendita. Questo è un percorso che viene portato alla scuola per insegnare i bambini che non c'è solo il supermercato, ma ci sono i prodotti della nostra terra, perché noi siamo ancora abituati che le uova si trovano nella confezione, il latte nel pacchetto e tante altre cose. Noi abbiamo inserito questo percorso, adesso spiegarti bene, in didattico con la Coldiretti, da andare a entrare in tutte le scuole. Questo inizia da Cornier, ma si manifesterà in tante altre scuole da parte della Coldiretti, perché si vuole portare a conoscenza che il contadino esiste ancora, non esiste solo la grande impresa. Quando si partirà e il programma? Si partirà lunedì 10, al mattino alle 9.30 nell'ex refettorio dei Salesiani, dove la Coldiretti farà tre postazioni dove insegnerà, indicherà la lavorazione del latte, la lavorazione delle frutte per creare i succhi di frutta e le marmellate e la lavorazione e la trafila del pane e del miele e tutti i loro derivati. Poi il pomeriggio ci sarà anche un'introduzione il dottor Barone e il dottor Mezzano sull'alimentazione e sugli animali da cortile, per indicare ai bambini il percorso. E il pomeriggio i bambini potranno andare nel mercatino del lunedì in Piazza Martiri a fare le domande a tutti i contadini che sono a esporre i loro prodotti che hanno coltivato durante la settimana, durante l'anno, perché ci sono tutti, dal contadino dall'insalata al latte, ai formaggi, alla carne, che è un alimento molto particolare, che abbiamo anche il macellaio in piazza. Avremo i vini, che noi siamo una terra anche ricca di vini solo poco conosciuti, ma incominciamo ad andare a emergere con il nostro Verbaluccio, col Rosso del Canavese, che si vede che si sta andando abbastanza bene. Poi si arriva giovedì 13 con la presentazione in Teatro Comunale di una mostra degli antichi mestieri delle nostre valli, che va dagli antichi mestieri al presente e quello che si presenterà per il futuro. Sono dei piccoli artigiani hobbisti delle nostre valli Orca e Soana che presentano questo prodotto, dal ramaio a quello che coltiva il GNP, perché si sta presentando in questo momento anche nelle nostre terre la ricoltivazione del GNP come nell'antichità, e questa sarà una cosa per il futuro. Ci saranno il magnino, quello che stagninava, ci sarà quello che lavorerà il legno, e come lui ci sarà quello che costruiva le bambole come una volta. La domenica, che è il giorno clou della fiera, domenica 16, che ci sarà la fiera commerciale, la fiera della zootecnia con all'incirca 150 capi di bestiame, ci sarà una fattoria, la Cascina Festa di Pancaglieri, che ci porterà tutti gli animali da cortile, dalla gallina al coniglio, e farà un'esibizione anche per far vedere i bambini qual è la trafila degli animali, cosa vuol dire l'animale da cortile, perché noi conosciamo il cane ma in realtà ce ne sono tanti altri. Una volta avevamo la gallina che girava, o i conigli, o i tacchini, ci saranno anche i lama, ci saranno diversi animali che noi non vediamo più neanche nelle cascine, ma ci sono, esistono ancora. Poi avremo delle passeggiate su a dorso di cavallini, di asinelli e di pony, ci sarà un incontro di country fatto a modo di rodeo, come una volta, come si è impiegato con la fiera di San Martino con le mucche. Poi avremo le castagnate a cura della Prolocco, avremo un'esposizione di trattori d'epoca, avremo una grande esposizione di macchine agricole moderne, quello che fa vedere quello che è la fiera di San Martino, proprio riportata sull'agricoltura. Avremo l'immancabile Campagna Amica con una cinquantina di produttori, classici ombrelloni gialli sulla piazza, e avremo gli hobbisti, i nostri hobbisti. Avremo una cosa in più, come tutti gli anni, abbiamo il gruppo Allodieri che affianca tutte queste nostre iniziative con i giochi per i bambini in piazza, intrattenimenti per i più piccoli, perché se vai a vedere la fiera lasci i bambini, possono giocare, hanno dei giochi antichi. Durante la settimana gli Allodieri si occuperanno con la Coldiretti dell'insegnamento e dell'apprendimento di questa attività che si fa con la scuola.
Continuiamo a vedere gli appuntamenti della domenica, Chiaverano, seconda festa d'autunno a Vische, alle 15 una castagnata con mostra fotografica, a Rivara al teatro alle 16 la commedia degli spettri, a Rivarolo sarà la volta del mercatino dei Biautagambe, il mercatino a Piazza del Buro e la sagra d'autunno. Sono davvero tanti gli appuntamenti della domenica. Restiamo a Rivarolo, parliamo d'arte perché c'è stata una doppia inaugurazione tutta al femminile a Casa Toesca. Due mostre particolari a Casa Toesca dopo una mostra organizzata a Praga. Sì, sono reduce della mostra Sommario Lattes, realizzata per la Fondazione Lattes all'Istituto di Cultura Italiana a Praga e alla Galleria Manesch, e qui invece presentiamo una doppia inaugurazione, una residenza d'artista, quindi l'opening della residenza d'artista di Clementine Carlsberg, un'artista di Marsiglia, una giovane artista con la sua installazione, e la mostra fotografica di Carmen Cardillo, fotografa siciliana, con il patrocinio dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, mentre la mostra e la residenza d'artista di Clementine Casberg gode del contributo e dell'aiuto della città di Rivarolo. Oggi le scuole sono, da ieri le scuole sono qua ad area creativa, sia i ragazzi dei licei hanno fatto un workshop di fotografia e oggi i bambini delle scuole elementari invece sono venuti per un laboratorio, un atelier pedagogico, rapportandosi al lavoro di Clementine Casberg. Il lavoro che qui facciamo in questo momento particolare in cui Torino è al massimo del suo momento culturale annuale con artissimo, pochissimo, insomma tutte le manifestazioni legate al mondo dell'arte, anche noi, pur essendo a 30 km di distanza, pensiamo che sia bene tenere vivo, diciamo, il clima artistico e confidiamo nei canavesani, nei rivarolesi, pensando insomma di condividere insieme al territorio il nostro lavoro ormai è arrivato all'ottavo anno. Sono delle fotografie, e sono delle sequenze fotografiche, un progetto che si è sviluppato circa 2 anni fa e che Karin Reisova ha seguito, e anche Carmelo Nicosia, che è un docente dell'Accademia, è il direttore del Dipartimento di Fotografia e Video dell'Accademia di Catania, che mi hanno seguito in questo progetto. Io sono siciliana, provengo da Catania, e queste fotografie è un progetto che sull'identità, quindi in un qualche modo questi autoritratti sono una sorta di pretesto per parlare di altro, cioè per parlare di una condizione esistenziale, delle nostre illusioni, delle nostre utopie, e quindi seguono un po' un andamento di questo tipo, cioè nel senso che queste fotografie sono state stampate, sono dei ritratti, quindi una fototessera semplice, poi è quindi stampata e insomma divertita a fare una sorta di gioco, sono degli origami, però imperfetti, quindi sapete gli origami, no? Sono quelle forme molto precise, no? Bellissime, di animaletti particolari, però io non riuscivo a farli, queste forme così belle, e quindi sono come degli origami imperfetti che in qualche modo traducono la mia condizione, la mia identità, quindi una sorta di io frantumato, però al tempo stesso anche utopico, perché sono anche aeroplani in volo, piuttosto che il cappello che avete alle mie spalle, un cappello da muratore, oppure la casa, insomma tante forme diverse, come le nostre identità, no? Quello che noi vorremmo essere, quello che noi vorremmo, però poi tutto questo si scontra con la realtà sociale e quindi poi vedrete nelle altre sale, queste immagini diventano altre cose, cioè forme davvero anche un po' angoscianti, però al tempo stesso fortemente significative, perché comunque sono frutto di un'emozione anche. Il progetto di residenza d'artista di Clementine Carlsberg è curato da una giovane storica dell'arte, Martina Furno. Martina ha qui un tirocinio organizzato da Area Creativa insieme all'Università di Torino,
e ha proprio avuto il compito di seguire Clementine Casberg in questo progetto sotto tutti gli aspetti. In questo modo lei può fare un'esperienza lavorativa di qui fino a dicembre, perché poi a gennaio andrà a Parigi in Erasmus. Pour Casa Toesca, j'ai réalisé cette installation in situ en rapport à... Per Casa Toesca ho realizzato questa installazione in tessuto dopo aver visitato la casa e ho visto una vecchia carta da parati caduta. Ho già l'abitudine di lavorare attraverso le carte da parati, che riporta ricordi dei luoghi e il motivo di riprodurre la disparità e creare una carta da parati con quell'immagine e creare un luogo utilizzando lo spazio della limonaia che Cari mi ha messo a disposizione. Ho messo la carta da parati sui muri e ci sono delle forme del pavimento che per me rappresentano qualcosa di antico, che fuoriesce un ricordo che emerge dal passato. Vien rappeler quelque chose d'une autre architecture qui potentiellement a existé soit ici dans l'autre pièce, soit une autre architecture même rêvée d'un autre passé e qui viennent comme des icebergs. Da altri posti, come iceberg che emergono, e dall'altra parte, in galleria, ho realizzato un altro angolo che per me, anche questo fuoriesce, che per me significa come i ricordi dei luoghi, degli ambienti, dei posti vecchi possono uscire e arrivare alla persona in modo inaspettato. E continuiamo a parlare di arte, ma andiamo a Torino, perché qui tra gli eventi davvero imperdibili c'è anche The Others, la fiera espositiva che è dedicata agli artisti provenienti dalle varie realtà no profit, associazioni, collettivi e gallerie indipendenti. In tutto si tratta di un centinaio di artisti che espongono fino a domani, domenica, in concomitanza con Artissima nelle celle dell'ex carcere Le Nuove. Quest'anno abbiamo proposto come suggestione The Wild Side, che più che un tema è una suggestione attorno alla quale abbiamo chiesto a tutti gli artisti e ai galleristi e ai curatori di riflettere con i propri punti di vista e con le loro declinazioni. Il Wild Side è in un qualche modo legato all'identità di The Others, proprio come, anche come nome, perché è quella zona dell'inconscio, dell'inconoscibile, ma anche del divenire in cui la creatività affonda le radici e in cui c'è un contatto tra cultura e natura ed è proprio la zona dell'arte in qualche modo e quindi in cui si possono scoprire degli altri che ti sono simili, quindi questi The Others non sono degli estranei, ma assolutamente sei tu anche un The Others e quindi questa è anche un po' la lettura corretta del nome del progetto di tutta The Others. Un ricco gruppo di mostre, ciascuna ambientata nelle celle, proposte dalle gallerie che fanno parte e sono il vero nucleo della manifestazione. E attorno tre sezioni dedicate al video, alla performance e alla musica, che hanno proprio anche dei nomi e dei luoghi specifici e si chiamano Other Sound, Other Stage e Other Screen. E Other Screen è un piccolo cinema, invece Other Sound è un nuovo laboratorio che nell'ambito delle zone comuni del carcere abbiamo recuperato e trasformato in sala musica, sala concerto, e Other Stage che invece è ambientato nell'Esedra, che è questa zona di collegamento dei bracci che diventa un teatro sempre aperto, questa struttura nuda dove si accenderanno e spegneranno performance di natura molto diversa, più legate alla letteratura, proprio all'azione performativa vera e propria. Queste sezioni hanno tre programmi che scorrono paralleli all'orario di visita e di apertura delle mostre e propongono una serie di eventi che sono da fruire insieme. La nostra idea è di mescolare, l'obiettivo di mescolare linguaggi e di proporre delle ricerche che vadano in direzioni sempre nuove.
Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre grazie di essere stati in nostra compagnia e a presto su Rete Canavese.